Lo scherzo Samuel, dopo quello di ieri sera, stasera facciamo la seconda puntata con un altro gay che lo chiama dopo aver trovato il numero all'autogrill. Vediamo come va. Vado. Me l'ha spento. Ah, pronto, Samuel? Ah, ciao Samuel, ascolta, io ho trovato il tuo numero nell'autogrill. Cosa hai fatto, scusa? Ascolta, io mi chiamo Tommaso, sono di Argenta. Ma ascolta, no, siccome ho trovato il numero lì nell'autogrill di Faenza, quello del Santerno, no? Allora dicevo che eri impegnato. Dai, dicevo che cercavi ste cose, capito? No, siccome c'era scritto il tuo numero nel bagno dell'autogrill e c'era scritto che facevi i pompini, capito? Ma ascolta, allora adesso ti spiego. Hai presente te l'autogrill che viene giù da Bologna? C'è un autogrill da Bologna che viene giù? Ecco, sull'A14, è all'altezza Santerno, capito? C'è il bagno dell'autogrill. E in questo bagno c'era sto numero, c'è scritto Samuel che fa i pompini e c'è scritto il tuo numero di telefono, capito? Allora io ho chiamato perché di solito quando mi fermo in autogrill, siccome io viaggio, che faccio il camionista e scarico la frutta, capito? Allora io mi fermo e dopo mi scarico anche io e dopo riparto, capito? Allora volevo sapere se era vero, perché se non è vero vado dritto, cioè vado da un'altra parte, capito? No, ma ascolta, ma cosa vuoi dire? Che ti ha fatto uno scherzo? Se me lo cancelli per favore mi fai un favore. Ah, ma guarda che io ascolto, adesso io sono uscito dall'autostrada, io praticamente c'è scritto Siamo il Fai Pompini, Faenza, e io sono uscito, capito? Sono a Clash Hotel, lì di fuori, da parcheggio. Che tanto io stanotte sto a dormire qui, no? Che dopo riparto domani. Allora, se te ci sei, magari ci vediamo, se non so, a te fai il pagamento oppure fai gratis, che non ho capito. Oh, ascolta, aspetta, fammi capire qua, ma ascolta, allora non è niente. Cioè, ma quindi è una bufala, vuoi dire? Ma scusa, ma lo so io, ma vado a via ciao, va là, Dio buono! Ho buttato giù io. Noi diciamo che cancelliamo il numero all'autogrill. Ascolta Samuel, ascolta, adesso sono sempre io, adesso ascolta, facciamo così, io mi sono arrabbiato prima perché, dai, mi scoccio quando prendo le fregature così, io domani mattina riparto in autostrada e te lo cancello il numero, te che vedi? Sì, dai, ascolta, te non ti preoccupare, io magari capiti che magari qualche amico bastardo ti ha fatto qualche scherzo, capito? Io ti dico la verità, a me piacciono queste cose e io quando mi fermo le faccio, capito? Però magari, però, capito, te non mi biasimare, dai, ognuno fa le sue cose, capito? Ecco, dai, no, io ho chiamato così perché di solito, dai, ti trovi della gente che magari ti parla subito, ti dice, dai, ci vediamo lì, 30 euro, e dopo io arrivo e faccio le mie cose e vado via, capito? Io non volevo mancarti di rispetto, magari sei un bravissimo ragazzo e magari ti piace anche la figa, capito? Allora, dai, facciamo così adesso, io domani se te stai tranquillo te lo cancello il numero, poi se ti chiama qualcuno che ha preso giù il numero, te di che vada a cagare, capito? Dai, così stai più tranquillo che te. Ascolta, io faccio la tratta da Bologna a arrivare giù fino a Riccione, no? E scarico la frutta negli alberghi, capito? Ecco, io praticamente mi fermo ogni tanto a prendere il caffè, che ho i miei amici degli autogrill. E allora mi sono fermato e sono andato a fare una pisciata. E quando ho fatto la pisciata sono andato nel bagno e ho visto che c'erano queste varie scritte, no? C'ho sempre le scritte, io chiamo sempre le scritte, capito? Allora dopo le ho trovate che c'è questa scritta qua. E ho detto, questo mi piaceva, che era esplicito, e chiamo subito, capito? Però magari ti hanno fatto uno scherzo, non so se hai fatto del male a qualcuno, e questo magari si è voluto rifare, ha avuto una rivalsa, capito? Ecco. Allora, praticamente, te hai presente i cessi come sono fatti, no? C'è il cesso che te ci fai la pipì dentro e di fuori c'è la porta. Allora, l'autogrill, sai cos'è l'autogrill dove c'è la benzina? Ecco, l'autogrill. Te entri nell'autogrill, no? C'è il balcone, c'è il bar con i prodotti, c'è le patatine. Di giù c'è il bagno. Se te vai nel bagno c'è le porte, ti capisci? C'è le porte, i lavandini. Ho capito, ma tu qual è l'autogrill?
l'autogrill direzione est per andare su a Bologna, quello che prendi per andare su a Bologna. Te non devi attraversare l'autostrada, perché te sai che c'è un autogrill a destra quando vai su e quell'altro quando vai giù, capito? Alla stessa altezza. Poniamo chilometro 25 per dire, te stai a destra e c'è il chilometro 25 a destra, est, da quell'altra parte c'è l'ovest, capito? Ecco, ascolta, è sull'est, quello per andare giù a Riccione, io mi sono fermato che andavo giù, e sono andato in bagno, è su una porta che non mi ricordo, stavo dentro la porta, ma mi ricordo la verità, però su una porta, tra tutti i scritti che c'erano, c'era anche quella scritta lì, capito? E c'era questa scritta col pennarello rosso, che c'era scritto, siamo che fa i pompini di Faenza, e c'era scritto il tuo numero di telefono, te capi? Allora io ho tirato giù il numero ed ero già partito tutto contento, capito? Però te non ti preoccupare, capito? Perché io, cioè, chiamo così perché so che dall'altra parte c'è della gente che mi risponde perché accetti quella cosa lì. Se te ti piace la figa e c'hai altri gusti, buon per te, capito? Eh no, ma infatti, secondo me, adesso da come mi viene in mente così, magari qualcuno ti ha buggerato e ti ha messo il numero, capito? No, se tu mi fai la cortesia ti... Guarda, io ti ho detto, adesso io ti vado a cancellare il numero quando ripasso, adesso io vado giù, scarico il camion, mi scarico anch'io, ci trovo qualcosa da fare e poi dopo ritorno su, capito? Però io domani sera ritorno su e domani sera te lo cancello, capito? Ci mancherebbe, ascolta, dai, non ti preoccupare, io non volevo essere violento e offensivo, io ho anche due bambini, capito? Sì, ecco, io sono un padre di famiglia e ho anche le mie cose, capito? Non sono uno cattivo o uno che fa le cose brutte. No, perché altrimenti... A me mi piace quei ragazzi giovani e allora io vado a fare queste cose qua, capito? No, perché altrimenti mi tocca o cambiare numero o... Cioè... No, no, ascolta, te non fare delle cose così, tanto io dico che adesso lascia stare che l'autogrill sia frequentato, però non è che c'è tanta gente, cioè vedrai che adesso questi gusti qui ce li abbiamo due o tre, poi dopo io camionisti, i miei amici ce li ho, se magari qualcuno mi dice qualcosa io chiaramente ci dico che questo numero non è vero, no? Che non è reale, no, capito? Cioè se mi fai questo favore... Sì, non ti preoccupare, te star tranquillo, dopo non ti preoccupare, dopo io cancello lì e te sei a posto, se ti chiama qualcuno te mandi che guardi, che non c'entri niente e che ti ha fatto uno scherzo, capito? Però te stai tranquillo, non cambiare il numero, non fare niente queste cavolate, che tanto non succede niente, capito? Va bene, io ti ringrazio. Ma ci mancherebbe, te sei un ragazzo giovane, volenteroso e dacci dentro con la figa che ti piace, dai, coraggio. Grazie mille. Ok? Va bene, buonanotte, ciao, ciao, ciao.